Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, è da un po' di giorni che sto pensando a quello che avete appena detto dal titolo, dato che in quest'ultimo periodo ci sono state due cose molto particolari, e mi riferisco a Game of Thrones 8 e al trailer di Sonic, del film di Sonic, che appunto mi stanno un po' facendo riflettere su questa cosa, ovvero quanto il pubblico può influire quando un prodotto non gli piace. Ora, nel caso di Sonic, il pubblico è riuscito a far cambiare idea alla Paramount e a fargli modificare il personaggio, perché infatti dopo quel trailer con un Sonic mostruoso hanno deciso che insomma verrà modificato. Dall'altra parte invece abbiamo un Game of Thrones che ha fatto veramente veramente molto schifo, ma non succederà nulla, quindi lasciamo stare petizioni e cazzate varie. E quindi parliamo di questo: quanto può influire il pubblico su un prodotto creato da un artista? E soprattutto può influire effettivamente ciò. Sicuramente il pubblico viene sempre preso in considerazione, probabilmente adesso molto più di prima, perché diciamo che in passato, per quanto riguarda insomma roba di film, serie TV, anime, il riscontro del pubblico in quel caso, o meglio a quei tempi, lo notavi semplicemente o con gli incassi o con gli ascolti, ma non c'era un feedback diretto come c'è adesso, che addirittura, insomma, può farti cambiare ancora qualcosa in un film come quello che appunto è Sonic. Quindi questo fa sorgere dei dubbi perché, insomma, io mi sto chiedendo, ma è giusto che sia così? O sarebbe più giusto rispettare l'idea di un artista che ha ideato un qualcosa in un determinato modo e che poi, insomma, se deve floppare, floppa, e se no, insomma, verrà accolto positivamente. Ecco, diciamo che ho maturato un po' questo pensiero e credo che semplicemente il giusto sia nel mezzo, nel senso che io credo che semplicemente, il pubblico si accorge quando un qualcosa fa oggettivamente schifo e quando, insomma, è più la soggettività a farla da padrone. Ora, per farvi un altro esempio, Spider-Man Homecoming a me fa veramente schifo, ok? Però so e capisco che è un mio parere molto molto soggettivo, capisco che ci sono persone a cui quel personaggio piace, questo Spider-Man ideato così, che non è neanche insomma fedele ai fumetti, ma che funziona. Mentre nel caso di Game of Thrones e di Sonic, credo che lì, insomma, ci sia poco da fare, ragazzi, in situazioni come queste, perché si tratta di una merda che tu vedi oggettivamente, ma che lo vede anche non solo magari uno come me, che spesso insomma vede il difetto in quello, in quell'altro, insomma riesce a capire quali possono essere i difetti e quali no. Ora non è che lo dico per tirarmela, però so di avere un po' l'occhio critico quando guardo qualcosa. Mentre insomma, diciamo, ci sono altre persone che guardano qualcosa senza alcuna aspettativa, lo guardano e basta. E se ci sono dei difetti, magari neanche se ne accorgono. Però nel momento in cui un qualcosa è fatto veramente, veramente molto male, e in questo caso, ripeto, abbiamo come esempi Game of Thrones e Sonic, e se ne accorge in quel caso anche chi i difetti non li vede mai, non ci fa mai caso, vuol dire che secondo me l'artista non è che va moltissimo rispettato, perché non sta rispettando neanche il pubblico. E credo che molto spesso sia giusto che la gente si lamenti, è giusto che la gente faccia anche delle petizioni che poi vadano in porto, non vadano in porto. È un modo per ribellarsi, è un modo per far capire quando un qualcosa viene fatto veramente col culo, ma che soprattutto non viene fatto con passione, perché io capisco l'artista che crea un qualcosa che ha dei piccoli difetti, che magari non è perfetto, che magari non è un capolavoro, ma nel momento in cui i difetti sono tantissimi, sono troppi e sono grandi, e
e se ne accorgono praticamente tutti, beh, lì secondo me l'artista se ne è sbattuto i coglioni di fare un qualcosa di buono sia per se stesso sia per il pubblico. È giusto secondo me capire quando è un po' il caso di prendersela, di incazzarsi quando una roba è fatta male e quando invece no, perché ripeto, ci sono delle cose che a me non piacciono, ma ad altri sì, e quindi là si tratta di gusti, no? Come la musica, come se magari a qualcuno piace, che so, il rap, e a me il rap non piace, gli vado a dire sono testa di cazzo, non capisci niente di musica. No, non funziona così. Mentre quando una cosa è fatta veramente, veramente male, non esiste la soggettività, secondo me, perché ti accorgi che fa schifo, quindi dici è così, punto, è stata fatta male, forse anche apposta, perché secondo me quando una cosa è fatta veramente, ma veramente col culo, non trovo altre spiegazioni se non che è stato fatto quasi appositamente. Per dire, Game of Thrones è stato fatto apposta così. È stato fatto apposta così e mi dispiace per comunque gli attori, che per tutti quelli che insomma sono dietro a questa serie TV, però qui la colpa è degli sceneggiatori. Quindi quando ci si incazza con un prodotto, no, non è che bisogna prendersela con tutto e tutti, ma bisogna puntare il dito a chi ha la colpa. Quindi io capisco che gli attori, infatti, che in questi giorni si sono un po' difesi da queste petizioni e da tutto il casino che è successo, dicendo che i fan non hanno rispetto del lavoro che è stato fatto, ma i fan in realtà hanno rispetto per quello che è stato fatto bene, perché per esempio la regia è fantastica, in Game of Thrones 8 ci sono delle inquadrature stupende, ma la sceneggiatura è quello il problema, quindi lì si punta il dito contro gli sceneggiatori. Non, nessuno se l'è presa con gli attori che comunque, cioè, quello era e quello hanno seguito. Ma insomma, si sono incazzati con quelli che hanno scritto sta merdata. E bisogna ammettere che è stata un'offesa incredibile. Una serie che comunque della sceneggiatura ha sempre fatto il suo punto forte per molte stagioni. Poi, cazzo, arrivare proprio all'ultima e floppare così non può non farti girare i coglioni e farti incazzare parecchio. Però nel caso di Game of Thrones ormai non si può fare più nulla. Per situazioni come Sonic invece sì. Ora capisco che da una parte si tratta di modificare un personaggio in computer grafica e dall'altro di rifare completamente una serie costata milioni. Ma infatti non dico che andrebbe rifatta, però quello che dico io è che il pubblico va ascoltato, e quando secondo me c'è un dissenso dalla maggior parte di chi guarda un prodotto, in questo caso che si tratti di un film o serie TV, va ascoltato perché adesso, per esempio, con la modifica di Sonic avremo, credo e spero, un Sonic migliore, avremo un film decente. E non che vada a floppare proprio sul punto forte del film, ovvero su Sonic. Quindi ripeto, il rispetto per gli artisti, per chi crea un determinato prodotto, c'è sempre, ma non c'è il momento in cui vedi che ti stanno veramente mancando di rispetto e vanno proprio a sbagliare quello che non dovrebbero sbagliare. Perché ragazzi, se tu fai un film su Sonic e la cosa più brutta del film è Sonic, è o non è una presa per il culo? Diciamoci la verità, diciamoci la verità. E detto questo, voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa, qual è il vostro pensiero al riguardo. Iscrivetevi al canale, unitevi al gruppo Telegram che trovate in descrizione, dove possiamo continuare a parlare di questo e di molto altro. Io ragazzi vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.